Ciao bambini, benvenuti in questo nuovo video. Oggi giocheremo insieme ad un gioco bellissimo. Si chiama I Tre Porcellini e ovviamente insieme a noi giocheranno Barba Zo e Barba Bravo. Ciao bambini! Ciao bambini, benvenuti! Non vedo l'ora di giocare! Gatto Boy e Peppa Pig! Oh, ciao bambini! Oh, io non sono molto bravo in questi giochi, però devo dire che sembra davvero divertente! Oh, sì, Gatto Boy, è davvero divertente, anche perché non so se hai visto, Però è il gioco dei tre porcellini, io sono una maialina, quindi sicuramente ho già vinto! Bene ragazzi, siete pronti a giocare? Oh sì, io sono prontissimo, non vedo l'ora! Oh sì, deve essere troppo divertente questo gioco! Bene, allora, prima di tutto guardiamo più nel dettaglio la scatola del gioco. Questa, bambini, è la scatola del gioco. Si può giocare in due fino a quattro giocatori. Questa invece, bambini, è il retro della confezione. Qui ci mostra come giocare al nostro gioco. Deve essere davvero troppo divertente! Bene ragazzi, adesso apriamo il gioco e ve lo spiego, così possiamo iniziare subito! Oh sì, dai, non vedo l'ora! Bene ragazzi, allora, questo è il contenuto del nostro gioco. Abbiamo due dadi, uno bianco e uno grigio. E poi abbiamo le nostre casette, sono troppo belle! Adesso vi spiego il gioco. Oh sì, spiegacelo, io ancora non ho capito niente. Ah, ma deve essere facilissimo, cioè hai visto? È un gioco per porcellini. Bene ragazzi, allora ognuno di voi avrà le tesserine per tutte e tre le casette. La casetta di paglia formata da una tesserina sola, la casetta di legno formata da due tesserine e la casetta di mattoni formata da tre tesserine. Lo scopo del gioco, quindi, è riuscire a costruire prima degli altri tutte e tre le casette, lanciando i dadi. Avete capito come si gioca? Ma certo che ho capito, solo non capisco perché ci sono due dadi. Hai ragione Peppa, questo non ve l'ho ancora spiegato. Il dado bianco lo dovete tirare per cercare di costruire prima le vostre casette. Mentre se lanciando il dado bianco uscirà la faccina del lupetto, dovrete lanciare il dado grigio e il lupo soffierà sulle vostre casette e quindi le distruggerà. Oh, quindi questo vuol dire che se il lupo soffia sulla mia casetta di paglia, devo ricostruirla. E certo, se il lupo soffia su una delle vostre casette, le distrugge, quindi dovete ricominciare da capo. Oh, ma sembra un gioco troppo divertente! Dai, su ragazzi, non vedo l'ora di giocare! Bene ragazzi, ognuno di voi ha davanti a sé le proprie tesserine per costruire tutte e tre le casette, quindi non ci resta che iniziare. Chi di voi vuole lanciare il dado per primo? Oh, ma ovviamente io voglio lanciare il dado per primo, sono una maialina e quindi ho la priorità. Allora dai, su, dammi questo dado. Ecco a te Peppa, e mi raccomando, lancialo bene. Oh sì, non preoccuparti. Ok, lanciamo il dado. Oh, è uscito il lupo. Ma io non ho nessuna casetta, quindi il lupo, non so più su niente. Mi è andata bene, dai. Ok. Bene Gatto Boy, tocca a te. Oh, che bello, lanciamo il dado. Oh, è uscito il mattone. Bene, devo girare la prima tesserina della casetta di mattoni. Oh, ecco qui il primo pezzo della mia casetta. Sono stato davvero troppo bravo. Barba Zo, tocca a te. Oh, perfetto. Prendiamo il dado e... Oh, anche a me è uscito il lupo. Però non ho nessuna casetta, quindi ciao ciao lupo. Ah, finalmente tocca a me. Prendiamo il dado e... No, è uscita la casetta di paglia. Perfetto, ho già completato la prima casetta. Oh, sei stato bravissimo, Barba Bravo. Oh, grazie. Ah, finalmente tocca a me. Oh, prendiamo questo dado. Speriamo bene questa volta. Oh, ma uffa, che sfortuna, di nuovo il lupo. Ma io non ho casette, uffa questo lupo. Oh, mamma mia. Bene, Gatto Boy, tocca a te. Ma speriamo di completare un'altra casetta.
Oh sì, ho completato la casetta di paglia. Oh, com'è divertente questo gioco. Perfetto, la casetta di paglia è completa. Oh, sono troppo forte. Guarda che è inutile che fai così, ti batterò lo stesso, stai tranquillo. Vai Barbazza, tocca a te. Oh, subito. Oh, è uscito paglia, perfetto. Ho già una casetta pronta. Oh, troppo bellina questa casetta di paglia. Oh, benissimo, tocca di nuovo a me. Prendiamo il dado e... Oh no, il lupo! Oh, adesso? E adesso devi lanciare il dado grigio per vedere su quale delle tue casette soffierà il lupo. Oh mamma mia, speriamo non sulla casetta di paglia. Oh, oh, è uscito legno, non ho la casetta di legno. Ciao ciao lupo! Adesso tocca a te Peppa. Dai su, cerca di tirarlo bene questa volta. Oh, ma guarda che io mi ci impegno, ma secondo me il dado ha qualcosa che non va. Ma no, ma di nuovo il lupo. Ma un disastro, io ancora non ho nessuna casetta. Sei cattivo lupo, te ne devi andare via, uffa. Ma secondo me il lupo ce l'ha con me perché anch'io sono un porcellino. Vai gatto, poi tocca a te. Prendiamo il dado. È uscito Mattoni! Oh, che bello! Il secondo piano della casa di Mattoni! Oh, sei stato bravissimo, gatto, poi! Oh, sì, è vero! Ho la casa di Mattoni quasi completa! Troppo bello! Oh, tocca a me! Prendiamo il dado e... Oh, è uscita paglia! Ma purtroppo la casetta di paglia l'ho già costruita! Vabbè! Ok, pronti e via! Oh, legno, sì, che bello! Il primo piano della casetta di legno. Oh, troppo divertente. Oh, ma è mai possibile che tutti hanno costruito le casette mentre io no? Ma perché? Se esce di nuovo il lupo giuro che me ne vado via. Allora, vieni qui, dado. 3, 2, 1. Dove vai, dado? Mattoni! Oh, finalmente! Il primo pezzo della casetta di Mattoni è stato costruito. Su, su, girami la tesserina, forza! Va bene, Peppa. Il primo piano della tua casetta di Mattoni è pronto. Oh, finalmente! E il lupo, stai lontano da me, che se mi soffi sulla mia casetta mi arrabbierò un sacco. Ecco. Peppa, dai, non prendertela, sei solo un po' sfortunata. Allora, oh, è uscito paglia! Oh, ma io la casetta di paglia ce l'ho già. Uffa, vabbè, sarà per il prossimo giro. Da, tocca a me. Tiriamo il dado. Oh, la casetta di Mattoni, la casetta di Mattoni. Oh, finalmente! Oh, ecco qui Barbazzo, anche tu hai completato il primo piano della casetta di Mattoni. Oh, ma è bellissima, che bello! Oh, adesso tocca a me. Oh, speriamo di completare la casetta di legno. No, è uscito di nuovo paglia e ce l'ho già completa la casetta di paglia. Uffa, sarà per il prossimo giro. Ah, no, non lo voglio tirare io il dado, se c'è il lupo, uffa. Oh, mamma mia. Allora, prendiamo il dado e lanciamolo. Paglia, paglia, è uscita paglia. Oddio, è uscita paglia. Che bello, che bello. La casetta di paglia, sì. Ecco qui, Peppa, anche tu hai completato la casetta di paglia. Oh, ma è bellissima. Oh, come sono contenta. Ah, vi straccerò tutti. Ah, io non ne sarei così sicura, Peppa. Oh, prendiamo il dado. Mattoni! Ho completato la casetta di Mattoni! Oh, sono troppo bravo! Hai ragione, gatto boy! Hai completato la casetta di Mattoni! Sei davvero bravissimo! Oh, grazie, grazie! Ah, Peppa, ti batto, ti batto! Oh, mamma, che fortuna, gatto boy! Allora, lanciamo il dado e speriamo bene! Oh no, il lupo! Oh, mamma mia, oh, mamma mia! Oh, stai tranquillo, Barbazzò! Ti basta non far uscire la paglia dal dado grigio. Oh, speriamo bene. Oh no, è uscita paglia. Uffa. Addio casetta di paglia. Eh sì, dobbiamo rimettere la tesserina girata al contrario, mi dispiace. Oh, non fa niente, mi rifarò al prossimo giro. Ah cavolo, questo lupo è davvero tremendo. Allora... Oh sì, legno!
legno, che bello, ho completato la casetta di legno. Oh, è bellissima, sono troppo contento. Oh, ok, allora tocca di nuovo a me, prendiamo il dado. Legno, legno, oh che bello, legno, legno, gira la tesserina, la tesserina. Oh, sei stata bravissima Peppa, adesso hai anche il primo piano della casa di legno. Oh, che bello! Oh, sto recuperando. Vi batterò tutti, sì. Su gatto, poi tocca a te. Per il momento sei quello in vantaggio. Hai ben due casette e la casetta di mattoni completa. Oh, sì, sono in vantaggio. Sicuramente vincerò. Prendiamo il dado. Oh, legno! Sì, legno! Anche il primo piano della casetta di legno! Oh, troppo bello! Oh, davvero fortunatissimo, gatto, poi. Allora, paglia! È uscita paglia! Avrò di nuovo la mia casetta di paglia! Molto bene! Da, finalmente tocca di nuovo a me! Mi sento super fortunato! Oh, no! Legno! Ce l'ho già la casetta di legno! Uffa! Adesso non lamentatevi sempre, io sono andata malissimo per i primi tre turni. Oh, allora, vieni qui bel dado. Oh no, il lupo, brutto lupo cattivo. Uffa. Bene Peppa, devi lanciare il dado grigio. Qualunque cosa esca, sicuramente la tua casetta sarà distrutta. Oh, hai ragione, ce le ho tutte e due, quelle di paglia di legno. Oh, uffa, perché sono sempre io la maialina sfortunata, uffa. Allora, ecco la casetta di legno. Ciao ciao casetta di legno, uffa, lupo cattivo. Oh, Peppa, sei proprio sfortunata. Adesso prendiamo il dado e... Oh, legno, ho vinto! Sì, troppo divertente, ho proprio vinto! Ho tutte e tre le casette! Troppo divertente, ho vinto! Oh, complimenti gatto, poi sei stato bravissimo! Ogni turno costruivi qualcosa, davvero bravissimo! Oh, grazie, mi sono divertito un mondo! Ho vinto tutte e tre le casette e il lupo non mi ha fatto nulla, troppo divertente! Vabbè, sì, complimenti, però dai. Il lupo ce l'aveva con me, ragazzi, avete visto, no? Usciva sempre il lupo. E quando costruivo una casetta veniva a distruggermela, uffa. Oh, non va bene. Io ero in svantaggio perché sono una maialina. A questi giochi io non gioco più. Ma bravissimi ragazzi, e soprattutto complimenti Gattoboy. Hai vinto al gioco dei tre porcellini. Su Peppa, non ti offendere. Oh, però dai, dillo anche tu, io ero in svantaggio perché sono una porcellina, uffa. Beh, non preoccuparti Peppa, avremo tantissimi giochi a cui giocare e sicuramente in uno di questi vincerai tu, ne sono sicura. Bene bambini, il nostro video finisce qui. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel pollicino in su. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi cliccando qui. E per vedere altri video dei vostri personaggi preferiti, cliccate qui. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao bambini!